si è aperto il Salone Internazionale del Libro di Torino, che dopo 2 anni e mezzo di assenza trasformerà fino a lunedì 18 ottobre la città nella capitale della cultura, con centinaia di incontri con gli autori, presentazioni, eventi. All'inaugurazione, con i ministri dell'istruzione e della cultura, è intervenuto il presidente della Regione Piemonte. La Regione ha incentrato la sua presenza al Lingotto sulla valorizzazione del territorio e dei progetti culturali del Piemonte. Torna il buono da leggere del valore di 10 euro offerto agli alunni delle scolaresche, che potranno spenderlo negli stand aderenti all'iniziativa. L'Arena Piemonte è il cuore delle iniziative istituzionali, una vetrina per le principali iniziative culturali piemontesi. Lingua madre, ciclo di incontri sul dialogo interculturale che culminerà con il concorso letterario nazionale, arrivato alla 16ª edizione. Una programmazione di eventi sui diritti a cura del coordinamento Torino Pride. Le sale arancio e argento offrono un calendario fitto di incontri per gli operatori culturali e di appuntamenti dedicati all'editoria piemontese. Per far scoprire i libri e le loro storie ai più piccoli c'è Nati per Leggere Piemonte, ideato con le biblioteche civiche di Torino per promuovere la lettura condivisa con bambini in età prescolare. Parole colorate, figure sonore, i libri destinati all'infanzia è il titolo di questa edizione. Nel padiglione 1 il pubblico viene accolto da un ricco spazio espositivo dedicato all'editoria piemontese. Giovedì si è svolta al Salone anche una sessione della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. E per chi lo desidera, c'è la possibilità di ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid in un'apposita unità mobile che sta facendo tappa nelle principali manifestazioni del territorio.